Disavventura nella gita fuori porta. Una giovane turista di circa 30 anni è stata trasportata in elisoccorso nella mattinata di ieri all'ospedale dell'Annunziata di Sulmona, dopo essere caduta sul sentiero del cuore in località Scanno. La giovane si trovava con la sua comitiva di amici per una domenica di relax nello scenario suggestivo incantevole mozzafiato del Borgo Lacustre. Per cause da accertare, si è resa quindi protagonista di una rovinosa caduta che le ha provocato la frattura della caviglia. Da qui l'intervento dell'elisoccorso che ha consegnato la donna nelle mani dei sanitari del nosocomio Peligno per gli accertamenti sanitari del caso e per tutte le terapie. Una domenica non proprio da incorniciare per il gruppo di turisti. Blitz dei carabinieri del NAS di Pescara nella filiera delle piscine, impianti natatori, parchi acquatici. I controlli sono scattati l'altro giorno anche in Valle Peligna, hanno portato i militari a rilevare alcune lievi criticità in un impianto situato nel circondario. In particolare, all'esito dell'ispezione è stato rinvenuto un cerotto scaduto nella cassetta dei medicinali. Sono state impartite delle prescrizioni in ordine a posizionamento degli scaffali e degli spogliatoi per il personale nell'area della cucina e della piscina. Nessuna irregolarità sarebbe stata riscontrata sul piano igienico-sanitario sul fronte della sicurezza. Gli accertamenti del NAS saranno ora sottoposti al vaglio degli organi competenti per le opportune osservazioni. I militari stanno effettuando controlli mirati nel settore, assai frequentato nella stagione estiva, soprattutto nei piccoli centri. L'ispezione è scattata nei giorni scorsi anche nel Vastese e in altre località del territorio regionale. L'impianto Peligno visitato dai NAS era finito agli onori della cronaca per il salvataggio di una bimba di 7 anni da parte di una agente di polizia penitenziaria dal rischio annegamento. Tuttavia, dalla struttura rilasciano la propria versione dei fatti, precisando che nessun rischio di annegamento si è configurato. Abbiamo due vasche, la piccola si trovava in quella con 1,5 metri di profondità. Nel momento in cui non riusciva più a toccare, ho subito avvertito il pericolo, tant'è che mi stavo avvicinando in acqua. L'agente, che si trovava già all'interno, mi ha anticipato e ha dirottato la piccola nella zona più adatta alla sua portata, racconta il bannino della struttura. Quella domenica erano presenti diversi rappresentanti delle forze dell'ordine liberi dal servizio per godersi un momento di relax. Non si è trattato quindi di un rischio annegamento. Siamo sempre pronti e vigili per tenere sotto controllo la situazione, concludono dalla struttura. La Giunta Comunale di Palazzo San Francesco abroga l'area pedonale urbana, approva il nuovo regolamento per la ZTL con delibera dell'esecutivo per il periodo estivo. È vietato il transito e la sosta nella ZTL da lunedì a venerdì, da mezzanotte alle 4, dalle 10.30 alle 15, dalle 17 alle 24, sabato e festivi da mezzanotte alle 24. Negli orari di vigenza della ZTL sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta ai veicoli non autorizzati. Per il periodo invernale è vietato il transito e la sosta in tutte e tre le ZTL da lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 4, dalle 10.30 alle 14, dalle 17.30 alle 24, il sabato da mezzanotte alle 4 e dalle 10.30 alle 14, mentre nei festivi stop la circolazione da mezzanotte alle 24. Le attività di carico-scarico in favore delle attività commerciali ubicate all'interno della ZTL con mezzi fino a 35 quintali sono consentite nelle sole ore di apertura della ZTL. Nelle ore di chiusura le operazioni di carico-scarico in favore delle attività commerciali potranno essere effettuate utilizzando gli stalli predisposti a ridosso della ZTL. La Giunta ha inoltre stabilito di migliorare la visibilità degli stalli esistenti, definire ulteriori aree di carico e scarico: Piazza Giovanni Minzoni, Largo Mercatello, Via Giovanni Panza, la fine del Ponte Capograssi, la zona di Porta Napoli, Piazza Garibaldi, esclusi i giorni di mercoledì e sabato. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il prossimo 15 settembre, al fine di consentire nel frattempo l'installazione della cartellonistica necessaria nei varchi e nelle aree di sosta interne alla ZTL, nonché fornire tutte le informazioni e indicazioni agli utenti e cittadini. La disciplina del traffico in centro storico è quanto mai attesa dopo le tensioni e gli incidenti dei giorni scorsi. Comune e Polizia Locale hanno rimodulato anche il numero di permessi per la ZTL. Sporcizia, atti vandalici, urinatoi a cielo aperto, tensioni affondano sempre più nel degrado i vicoli del centro storico della città di Sulmona, un'altra città nascosta che sta emergendo man mano con le proteste e le segnalazioni degli esausti residenti. Ogni weekend tutte le strade invisibili si trasformano in urinatoi per l'assenza probabilmente di bagni pubblici o chimici, soprattutto in concomitanza dei grandi eventi, ma questo non giustifica l'inciviltà, come sottolineano gli abitanti della zona. Negli ultimi tempi sono tornati di moda anche gli atti vandalici. L'altro
l'altro giorno sono state tagliate le gomme a un'auto di proprietà di un residente di via Quatrario che ha rinvenuto anche dei segni sulla propria autovettura. Non sarebbero mancati momenti di tensione con il presunto autore del gesto, tra i due è nata una lite, fortunatamente stroncata sul nascere. Tra sabato e domenica i vicoli sono stati attenzionati anche dalle forze dell'ordine che prima intorno alla mezzanotte di sabato, poi intorno alle 3 sono intervenute con un pattugliamento dopo la segnalazione di possibili tensioni tra via Corfinio e zone limitrofe. Secondo gli abitanti del quartiere serve un controllo più sistematico per tenere sotto controllo certi fenomeni. Basti pensare che la scorsa settimana una trentenne è finita in coma etilico ed è stata recuperata dall'ambulanza proprio in via Corfinio. Scene simili, fortunatamente non della stessa portata, si sono verificate anche nei weekend. La sensazione è che oltre al quartiere degli incendi ci sia un'altra città nascosta nei vicoli del centro storico. Sei punti, allora il Borgo San Panfilo ha vinto l'edizione della ripartenza, vedete già pronti i sostenitori a entrare nella piazza per riprendersi la loro piazza per la seconda volta consecutiva, alzare il palio. A sorpresa San Panfilo vince la giostra nonostante un Borgo di Santa Maria della Tomba davvero avvincente che però è caduto nella finale per un punto. È la vittoria della città, dobbiamo smetterla con le polemiche, dobbiamo mantenere questa bellissima manifestazione. Nelle parole del capitano Paolo Alessandroni si coglie il senso della 26esima edizione della giostra cavalleresca moderna, vinta da Borgo San Panfilo che ha superato in finale per un punto il temuto Borgo di Santa Maria della Tomba, protagonista di un'entusiasmante cavalcata che non è bastata per portare il palio in piazza a plebiscito. Innocenzi ha superato per un centesimo di secondo il cavaliere di Fili Amabili in semifinale e ha centrato in punto in più nella sfida decisiva, che pure non è stata brillante per entrambi i cavalieri, che hanno lasciato un anello per parte sui mantenitori. D'altronde la tensione ha preso il sopravvento per il valore del palio, non uno qualsiasi, ma quello della ripartenza, del ritorno in campo, nel vero senso della parola. La giostra è stata quindi capace di riallineare meccanismi collaudati e aggregare una città che appare sempre divisa. Al di là delle delusioni sul campo, in quel palio c'è o dovrebbe esserci ogni borgo e sestiere, ogni sulmonese che si sente attaccato alla città, anche colui che confonde la settimana santa con la settimana di giostra, associazione che resta illogica in termini di valore identitario. Non è un modo per mettersi sul carro dei vincitori, ma per alzare e sedere dal banco delle analisi e delle polemiche, scendere nella realtà che tutti sembrano di conoscere, ma pochi poi vogliono affrontarla fino in fondo. Per stabilire la linea e la direzione della manifestazione che ha superato il quarto di secolo, è necessario prima recuperare il senso di appartenenza, poi traghettare l'evento su un binario piuttosto che su un altro. Dobbiamo smetterla con le polemiche, manteniamo questa manifestazione meravigliosa, questi ragazzi meravigliosi. In 2 anni e mezzo abbiamo cercato di mantenere il gruppo compatto con grandi sacrifici. Siamo ripartiti, questo Luca Innocenzi meraviglioso, un grande professionista, e grazie a tutti, grazie, una vittoria sofferta, meravigliosa. Grazie a tutti, borghi, sestieri, agli amici, capitani. Un filo rosso per San Panfilo, prima della pandemia, chiude con la vittoria, la ripartenza vince San Panfilo. Che valore assume, no, in questa? Beh, per noi è un grande valore, ripeto, proprio il valore della ripartenza. Abbiamo sofferto, abbiamo veramente cercato di, con i ragazzi, di tenerli uniti, di stare con noi nonostante i 2 anni sono stati devastanti, ma abbiamo cercato di lavorare per mantenerli. A settembre questi ragazzi parteciperanno ai campionati italiani con grandi sacrifici e Luca ci ha fatto oggi poi sognare con questa vittoria meravigliosa. Grazie a tutti, grazie. E poi è stato un crescendo d'emozioni perché il cavallo ha imparato sempre più ed è diventato davvero forte. Certo è che Mattia questa sera la tomba era veramente in forma, poi abbiamo fatto un piccolo errore tutta a due, il suo è stato un po' più grande. E ho vinto io, però complimenti a Mattia Zanori. Un centesimo per la finale, un punto per il palio, insomma una vittoria sul fil di lana, questo aggiunge soddisfazione? Significa che il livello è molto alto, il livello è davvero alto e abbiamo fatto una gara e veramente tirata e quindi posso fare solo che complimenti ai miei avversari e oggi anche un pizzico di fortuna mi ha aiutato a portare a termine la gara. E fa il suo ingresso nel campo di gara di Piazza Maggiore, accompagnata dal saluto della città di Sulmona, la regina Giovanna I d'Aragona.
Da regina di cinema e teatro a regina vera, nei panni di Giovanna d'Aragona nel corteo storico della giostra cavalleresca di Sulmona. Si è sentita a suo agio, scherzato con il pubblico, entrata in empatia con la piazza Garibaldi Nancy Brilli, che ieri è stata ospite d'eccezione della 26ª edizione della giostra di Sulmona. Vuole tornare a godersi la città, ha conversato i nostri microfoni, ma il suo abito disegnato dallo stilista Pischedda, colore rosso e 3000 perle, lancia anche un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. Ma come ci si sente nei panni di una vera regina? Ma mi piace molto, mi trovo perfettamente a mio agio. Proprio si sente nella... Sì, mi sento molto bene, sarò al massimo del mio splendore. Allora, in questo abito disegnato dallo stilista Pischedda vediamo il colore rosso, che è anche un richiamo alla lotta contro la violenza sulle donne. Sappiamo che lei è molto sensibile, serve ancora cambiare l'approccio culturale, il paradigma a riguardo? Sì, certo che serve, serve, è un problema vero, è un problema molto attuale e molto sentito. Noi abbiamo messo del nostro anche con dei piccoli segni, i famosi piccoli segni, le scarpe rosse. C'è questa particolarità. Questi eventi permettono di riscoprire la filiera del turismo lento e naturale per le piccole comunità, piccole e grandi come Sulmona. Nancy Brilli tornerà a Sulmona? Sicuramente sì, perché ho visto che mi piace moltissimo e oggi vedrò una cosa sfarzosa, ma poi mi voglio vedere la città. Voilà. Bugnara intitolerà al luogo pubblico la memoria del compianto maestro Italo Piccini. L'annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Giuseppe Lostracco nel corso della presentazione della mostra Donne, contadine e mamme, dell'inconfondibile artista che ebbe natali nel 1920 proprio dal piccolo borgo della Valle del Sagittario. L'amministrazione comunale sta studiando la formula per intitolare una strada alla perenne memoria dell'artista che portò il nome di Bugnara fuori dalle mura antiche. Per il prossimo autunno si lavora anche per un progetto ancor più ambizioso, ovvero l'istituzione di una fondazione alla memoria di Piccini. Devo puntare sui giovani assolutamente, perché voglio che il ricordo di mio zio non termini con coloro che lo hanno valorizzato alla grande. Parliamo di personaggi eccellenti come Savastano, Lucci, Carli, Trombadori e così via. Oggi io voglio cambiare spartito, bisogna valorizzare i giovani e sono convinto anche loro sono ragazzi di valore che sicuramente daranno il loro importante contributo. Per quanto riguarda il comune di Bugnara, io non posso che ringraziare il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, perché finalmente si è arrivati, dopo una collaborazione che ormai dura da quasi 8 anni, al fatto che il comune di Bugnara avvierà le pratiche per intitolare a mio zio un luogo pubblico a Bugnara, che oltre a questa inaugurazione della mostra ci sarà un sito internet prossimamente, altre mostre a Sulmona e poi soprattutto in autunno partirà un progetto assolutamente importante a livello internazionale che dovrebbe culminare, facendo i dovuti scongiuri, con la creazione di una fondazione con cui poi avremo la possibilità di praticamente organizzarsi alla grande, avremo campo libero per lavorare con profitto per valorizzare il nome di mio zio. L'importanza è veramente immensa, tant'è vero che quest'anno abbiamo voluto iniziare questa romantica, e forse dopo quella del primo anno è la romantica più importante, perché la romantica della rinascita, perché veniamo da 2 anni di stop, e quindi abbiamo voluto proprio insieme a Marco aprire la prima conferenza stampa, diciamo il primo evento di questa romantica con l'inaugurazione di questa mostra. E come dicevo prima, romantica negli anni addietro è diventato famoso per l'opera dei fioristi che vengono da tutta Europa, per il buon cibo, il buon divertimento che si fa, ma quest'anno e quindi anche nel futuro stiamo puntando sulla cultura, su spinta di Marco, e secondo me è la strada giusta. Quest'anno, oltre a queste mostre di pittura, ci sono anche delle presentazioni dei libri e
dopo da questo spunto è nostro, diciamo, sta nel nostro programma e voglio chiedere la collaborazione di Marco ogni anno di valorizzare un nostro artista, e vi dico che a Bugnare ce ne stanno tantissimi, dal professor Deramo che comunque ha vissuto con Italo Piccini, lo scultore Casasanda, l'attuale è ancora vivo, il professor Sebastiano Vendresca, quindi ce ne stanno una marea e ogni anno vogliamo valorizzare un illustro di Bugnara. Nella cerimonia di presentazione coordinata da Luisana Liberatore sono intervenuti Latifa Benahara, Fernando Fiore, Astrid Deramo, Marianna Norfi, oltre al primo cittadino di Bugnara e Marco Piccini. Le donne di Piccini sono quelle che con la gonna hanno cambiato l'Italia, hanno spiegato i giovani professionisti nel tracciare il profilo dell'artista e il ruolo delle donne nella tradizione rurale del territorio. Cambia quindi il paradigma del ricordo, dei veterani si passa ai giovani ed è così che le opere dell'artista continuano a vivere. Il ricordo si va inoltre ad incastonare nell'ambito delle celebrazioni per Romantica 22. La mostra allestita al centro del paese resterà aperta da oggi fino al prossimo 7 agosto ed osserverà il seguente orario 16:24. Penso che il piacere più importante è quello di avere cambiato un po' la vita di un paese che era in un momento molto difficile, molto, molto particolare, e nel credere soprattutto a un evento sportivo che è riuscito a far ripartire un paese. Con queste parole il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini si è presentato alla gremita piazza Umberto I di Prezza per ripercorrere tutto in una notte, quella notte magica, unica e indimenticabile. Era un'altra Italia, il capo dello Stato era Sandro Pertini, presidente del Consiglio Giovanni Spadolini, i giovani guidavano vespe o garelli a tre marce, i padri sedevano nel loro ritmo, le mamme andavano a fare la spesa nelle loro 126. Poi c'è la canzone del Mundial, quella che gli azzurri ascoltavano prima di ogni partita, cucurucucu del maestro Battiato. Una nazione fragile, stabilità politica, inflazione alle stelle. La Coppa del Mondo segnò l'inversione di marcia, l'emozione è palpabile nel centro Peligno, che sabato scorso è diventato la capitale del ricordo. Cabrini arriva poco dopo le 21, si concede subito ai tanti fan, prima firma una maglia bianconera, poi una azzurra. È vero che il calcio di oggi ha finito per privilegiare la corsa e le qualità fisiche a quelle tecniche? Beh, sicuramente è cambiato in maniera radicale, c'è stato un cambiamento non soltanto tecnico e tattico ma anche fisico, e quindi l'aspetto della fisicità è molto importante nel calcio attuale rispetto a quello di qualche anno fa. Cabrini è intervenuto per la presentazione del libro Per sempre noi due di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, l'altro compianto campione che oggi avrebbe partecipato alle celebrazioni con sorriso, a detta dell'autrice. È stato molto doloroso scrivere questo libro, raccontare questo amore che è fatto sì di cose belle ma anche di momenti drammatici, di momenti molto dolorosi. È stata una catarsi, però andava fatto, l'avevo promesso a Paolo perché lui mi aveva chiesto di non disperdere questo nostro amore, e poi c'erano anche due bimbe, le nostre figlie, alle quali dovevamo raccontare l'amore dal quale sono nate, quindi era giusto così. Ho sofferto tanto, ho pianto tanto per scriverlo, la mattina presto quando le bimbe non vedevano, ma ecco, credo che Paolo sarebbe soddisfatto di questo. Ecco. Alla serata sono intervenuti anche calciatori, alcune società sportive peligni, oltre al consigliere regionale Silvio Palucci, al senatore Luciano D'Alfonso, al sindaco Marianna Scoccia, soddisfatta per la buona riuscita della serata. Sì, noi abbiamo voluto un po' rivivere quelle emozioni, anzi questa sera vorremmo rivivere un po' quelle emozioni. Quelli erano gli anni in cui l'Italia era nel pieno di una profonda crisi economica e sociale, e la nazionale ha ridato proprio orgoglio con quella vittoria straordinaria, perché tra l'altro venivano dati per persi, per perdenti, e ha dato una sferzata di orgoglio alla nostra nazione. Ed ecco, in questo momento in cui l'Italia sta nel pieno di una pandemia, nel pieno di una guerra mondiale
e soprattutto sta vivendo una profonda crisi economica, noi vogliamo provare a rivivere quel senso di unità, di squadra, di collettività, e lo vogliamo fare con quelli che sono stati per noi i nostri eroi, quindi Paolo Rossi e Antonio Cabrini, che questa sera sono qui con noi. Ovviamente per Paolo Rossi c'è sua moglie che presenta questo libro Per sempre nei nostri cuori, perché appunto gli eroi non muoiono mai, vivono in eterno, e per noi Paolo Rossi rimarrà per sempre nel nostro cuore.